era un giovane di 25-26 anni, che sembrava appartenere alla classe del popolo. Portava un cappello calabrese, fasciato da un largo nastro che gli ricadeva ondeggiante sulla spalla, una giacca di velluto con bottoni d'argento, pantaloni della stessa stoffa e con le stesse guarnizioni stretti alla vita da una di quelle fasce di seta rossa con ricami e frange verdi che si confezionano a Messina, ad imitazione di quelle lavorate in Oriente. Infine, gambaletti e scarpe di cuoio completavano il costume montanaro, che non mancava però di una certa eleganza e che sembrava fatto apposta per mettere in risalto le belle proporzioni del corpo di chi lo indossava. Il suo volto era di una bellezza selvaggia, tratti marcati propri dell'uomo meridionale, occhi arditi e fieri, capelli e barba neri, naso aquilino e denti perfetti. Così Alexandre Dumas descriveva Pasquale Bruno nel suo romanzo del 1838, un bandito realmente vissuto a Bauso tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento. Il suo nome è stato reso famoso dallo scrittore francese, che diede alle stampe, a Parigi, appunto, il romanzo storico Pascal Bruno. Dumas spiega di essere venuto a conoscenza delle gesta del bandito Bausoto dalla voce del musicista-compositore catanese Vincenzo Bellini e, incuriosito, racconta di aver fatto visita ai luoghi di quei racconti avventurosi. E Bellini raccontò la storia che state per leggere. 6 mesi dopo, scrive Dumas, partii per l'Italia, visitai la Calabria, sbarcai in Sicilia e quello che io intravedevo sempre come il luogo desiderato, come la meta del mio viaggio, in mezzo a tutti i grandi ricordi, era quella tradizione popolare che avevo udito dalla bocca del musicista poeta e che venivo a cercare da 800 leghe lontano. Infine, giunsi a Bauso, vidi l'albergo, salì per quella strada. Scorsi le 2 gabbie di ferro, una vuota, l'altra piena. In Italia, l'opera di Dumas fu pubblicata per la prima volta dallo stabilimento poligrafico Empedocle di Palermo, la stessa città dove si diede fine alla leggenda del bandito con la sua impiccagione nel piano della Marina, avvenuta il 31 agosto del 1803, per sentenza della Regia Gran Corte. La data si evince dal testo curato da Antonino Cutrera, Cronologia dei giustiziati di Palermo, 1541-1819. Nell'immaginario collettivo popolare, Pasquale Bruno, nato a Calvaruso, presumibilmente nel 1780, è quell'eroe buono che si batte contro le prepotenze dei signori, a cominciare dal principe di Castelnuovo e conte di Bauso, violentatore della madre secondo il diritto dello Ius Primae Noctis. Proprio da qui prende avvio la storia di questo personaggio. Il padre di Pasquale, Antonino, detto Zuzza, per vendicare l'onore della propria moglie, aveva tentato di uccidere il conte. Antonino fu condannato a morte e la sua testa fu messa in una gabbia sulle mura del castello, a monito per tutti gli altri bausoti. Rimasti soli, la moglie e il figlio ancora piccolo, decisero di lasciare Bauso per trovare rifugio sulle montagne che sovrastano Barcellona Pozzo di Gotto. Pasquale, alla morte della madre, ritornò a Bauso e, secondo la leggenda, durante una gara di tiro a bersaglio, con un colpo di fucile centrò la gabbia con la testa del padre, facendola rotolare giù e mettendo fine a quel tetro e lugubre spettacolo. Questo fu il primo gesto pubblico che segnò l'inizio delle sue disavventure leggendarie e del suo mito che varcò i confini del Valdemone. I racconti tramandatisi a Bauso vogliono che Bruno sia vissuto in un antico palazzo, i cui resti ancora oggi si trovano nel borgo denominato Regia Corte. L'entrata ad arco in pietra, il giardino, il pozzo e al centro Ubacchio, il caratteristico cortile, insieme ad altre abitazioni diroccate e i resti di antiche mura, costituirebbero l'antica masseria di un tempo. Pasquale, in paese, ebbe modo di conoscere una giovane di nome Teresa, che era in servizio come cameriera presso la contessa Gemma di Castelnuovo. Moglie del principe di Carini
e figlia di quel conte che il padre del bandito aveva tentato di uccidere. Per queste ragioni la contessa Gemma non nutriva di certo simpatie nei confronti del nome Pasquale Bruno. Difatti, impedì al giovane di frequentare Teresa, che anzi fece trasferire a Palermo, dove fu spinta a sposare un servitore della casata, un certo Gaetano, con l'intento di mantenere i due sposi al suo servizio lontano da Bauso. Pasquale tentò di impedire che tutto ciò avvenisse, presentandosi supplichevole alla contessa, ma tutto era stato vano. Il giovane era stato cacciato a causa del risentimento che la nobildonna nutriva nei suoi riguardi. Queste ragioni portarono Pasquale Bruno a diventare un bandito. Egli si sentiva vittima di un'ingiustizia e si ribellò per anni contro i gendarmi del conte di Castelnuovo, seguito da un ristretto gruppo di amici fidati. Tra questi vi era il giovane nordafricano Ali, che Bruno considerava come un figlio. Il bandito entrò subito nella leggenda. Lo si immaginava correre da una località all'altra sul suo cavallo mezzo arabo, scortato dai suoi amati cani corsi, e si raccontava di un patto esoterico per via del quale né pallettoni né spade riuscissero a ferirlo. Solo un complotto ordito dal governatore di Messina e i giudici del Valdemone, con la complicità di Placido Meli, intimo amico di Bruno, lo mise alle strette. Resistette, assediato nella sua masseria, fino a quando i gendarmi della contessa minacciarono di bruciare Bauso. Per l'amore verso il suo paese e la sua gente, si arrese. Arrestato, fu condotto a Palermo, dove venne impiccato. La morte violenta di Pasquale Bruno amplificò la sua vicenda e fece entrare il bandito di Bauso nella leggenda, innalzandolo a ruolo di eroe contro i soprusi dei potenti. Le fortune di questo racconto, reso celebre da Dumas, vengono ancora oggi fin troppo sottovalutate. Eppure, la dimostrazione del valore dell'opera dello scrittore francese la si ha andando a scovare le traduzioni e le diverse edizioni del romanzo che nella metà del 1800 sono state pubblicate. In Spagna, ad esempio, il testo è conosciuto con il nome di Bruno el Bandolero, oppure ancora in tedesco, dove si sono raccolti in un'unica edizione diversi scritti di Dumas e tra questi il Pasquale Bruno. Senza dubbio, comunque, è la traduzione in inglese che ne fa Theodore Edward Hooke a riscontrare maggiore fortuna. Egli spiega di aver deciso di tradurre il Pascal Bruno, rimasto affascinato dalla figura del bandito conosciuta attraverso le pagine di una rivista francese. Hooke si guadagnò attraverso questa sua pubblicazione numerose recensioni benevole tra i fogli letterari dell'epoca. Questo contribuì ancor di più a diffondere in giro per il mondo il nome dell'eroe popolare, ma anche del suo paese, Bauso. In Italia, questa storia romantica non poteva non riscuotere l'interesse del pubblico e difatti, come accennato nell'introduzione, una prima traduzione appare a Palermo nel 1841 e da lì a poco se ne conteranno diverse. Per chi infine volesse ritrovare il Pasquale Bruno in due delle ultime edizioni che hanno avuto il loro mercato editoriale nei territori di Messina e Palermo, bisogna che faccia un passo indietro verso un recente passato, quando nel 1988, quasi in contemporanea, e senza che vi fosse stato un contatto tra i due studiosi, Claudio Rizza e Giuseppe Celona ripubblicano il romanzo con le edizioni della Zisa, di Monreale, e con l'Opresti di Capodorlando. Dal romanzo alle scene del teatro il passo fu breve, tanto che il Pascal Bruno andò in scena in Inghilterra al St. James Theatre di Londra, il 26 dicembre del 1937, con un adattamento del romanzo di Dumas ad opera del drammaturgo Gilbert Abbott e Beckett.
ad opera di E. Beckett, il Pascal Bruno diviene una burletta vittoriana, ovvero una parodia, o meglio ancora stravaganza, genere di spettacolo molto popolare in Inghilterra e nei teatri di New York nella metà del XIX secolo. A conquistare la parte principale dell'eroe niente di meno che una donna. In questo genere di lavori teatrali, molti dei ruoli maschili sono stati interpretati da attrici come ruolo calzoni, appositamente per mostrare le loro attrattive fisiche, e alcuni dei vecchi ruoli femminili spettavano ad attori di sesso maschile. Così, ad interpretare Pasquale Bruno fu una giovane, Mary Ann Stirling, che a soli 23 anni vestì i panni dell'eroe di Valdemone. Di una seconda produzione inglese, della quale abbiamo meno informazioni, vi è testimonianza presso l'Università del Kent. Tra gli scaffali della loro biblioteca, infatti, trova posto il libretto del Pascal Bruno, Il Brigante di Sicilia, un dramma romantico in due atti scritto da Samuel Atkins. Il testo contiene un frammento della locandina dello spettacolo, così come è andato in scena nel 1847. Ma la storia del bandito trovò spazio ben oltre i confini europei. Una rappresentazione di cui si ha testimonianza è avvenuta addirittura in Colombia, al Teatro Maldonado di Bogotà, nel 1856. Il pubblico assistette per la prima volta al dramma in prosa, in cinque atti, La Gema de Castelnuovo, nella riduzione curata da Leopoldo Arias Vargas. Il lavoro teatrale venne riproposto e pubblicato l'anno seguente dall'impronta de Echeverría Hermanos, con il titolo di Pascual Bruno. Infine, nel panorama siciliano, merita di essere ricordato Nino Insanguine, artista e puparo etneo che in veste di attore, insieme alla sua compagnia comico-drammatica del teatro siciliano, fondata nel 1930, mise in scena tra le pièce scritte di suo pugno Pasquale Bruno. La voglia di vendetta di Pasquale Bruno passò attraverso i libri, il teatro, e divenne anche grido che riecheggiò attraverso un canto disperato. Qui entra in scena il nome di John Liptrot Hatton, un compositore musicale inglese, direttore d'orchestra, pianista e cantante. Fu nominato direttore di teatro per una serie di opere inglesi. Della sua compagnia faceva parte Josef Staudig, un eminente basso austriaco, uno dei cantanti più famosi dell'epoca. Proprio su suggerimento di quest'ultimo, Hatton scrisse un lavoro molto più ambizioso, il Pascal Bruno. L'opera trovò compimento in tre atti col libretto di Edward Fitzball, ispirato ovviamente al romanzo di Alexandre Dumas. Il lavoro di Hatton fu presentato per la prima volta al Teatro della Porta di Carinzia di Vienna nel 1844, con Staudig nella parte principale del bandito Bausotto. Dell'opera faceva parte la canzone Revenge, che rese l'attore molto popolare in Inghilterra. Da più di una fonte è attestato che le avventure del Robin Hood villafranchese furono narrate dalle scuole di pupari siciliani. Gli opranti palermitani, ad esempio, avevano il Pasquale Bruno nel loro repertorio, allo stesso modo delle vite di altri banditi come Antonio Di Blasi, detto Testa Longa, Giuseppina la Brigantessa o il Brigante Musolino, raffigurato con barba ed occhi nerissimi, trombone a tracolla, brigante intemerato. Pasquale Bruno, assieme al Fido Ali, con lunga scimitarra, entusiasmava piccoli e grandi spettatori nei teatrini dei pupi. Entrando nel merito di quest'arte, tra gli ultimi famosi pupari va ricordato Don Gaspare Canino, che aveva operato ad Alcamo a partire dai primi del Novecento. Alcuni pupi realizzati da questo maestro sono conservati in provincia di Siracusa, a Palazzolo Creide, presso la Casa Museo. Proprio qui è possibile trovare il Pasquale Bruno, un pupo che Canino realizzò per mettere in scena le vicende del famoso bandito. Una simpatica curiosità è che proprio l'immagine del pupo Pasquale Bruno trova spazio all'insaputa dei proprietari in numerosissimi scaffali degli italiani, e non solo, poiché campeggia nella copertina del libro Un mese con Montalbano di Andrea Camilleri. La foto ritrae il bandito Bausotto accanto ad un carabiniere. In tempi più recenti, le vicende Bausotte, rese immortali da Dumas, sono state riprese da Mimmo Cuticchio, il più importante erede dell'arte del puparo nel teatro dei pupi siciliani.
Forse Cuticchio ebbe modo di conoscere le gesta di Pasquale Bruno dall'amico e maestro Don Peppino Celano, che sia come puparo sia come attore si cimentò fra le scene con questo personaggio. La figura del temerario bandito di Valdemoli, agli inizi del secolo scorso, si era affacciata niente di meno che nel panorama della settima arte. Per il romanzo di Dumas erano state immaginate anche delle trasposizioni filmiche. Riguardo quella di cui sappiamo di più, lo scenario è la città di Catania, dei primi anni del Novecento, quando nasce la Catana Film, una società di produzione cinematografica costituita sull'onda della fondazione della più grande Etna Film. Proprio la Catana aveva intenzione di produrre il Pasquale Bruno, quando, purtroppo, quella breve stagione d'oro per la cinematografia catanese svanì insieme a tutti i sogni di gloria. Travolta dalla crisi finanziaria, però, la Catana Film dovette chiudere i battenti ancor prima di poter realizzare questo grande progetto della trasposizione del romanzo d'ambiente siciliano, per il quale avrebbe recitato un cast di prim'ordine: Giovanni Grasso, ricordato come il più grande attore tragico siciliano, Virginia Balistrieri, una delle maggiori attrici italiane. Dell'intenzione di un'altra trasposizione non si sa molto. Si parla della società di Milano Mondial Film, diretta nel 1909 da Totò Bertè, il quale era stato direttore di cinema a Messina. Presumibilmente, proprio questo legame con la città peloritana porta Bertè ad annunciare la realizzazione di un proprio film, Pasquale Bruno, il bandito di Val di Demona. Tra le varie forme d'arte che hanno attinto alla figura del nostro eroe popolare, abbiamo voluto lasciare per ultimo il ballo. A Milano, durante i festeggiamenti del Carnevale 1862, all'interno del Regio Teatro alla Canubiana, sarebbe andata in scena la coreografia messa a punto da Gaspare Pratesi. Pasquale Bruno, ballo storico romantico in 7 quadri, composto e diretto dal Pratesi. La storia di Pasquale Bruno, tra letteratura, musica, teatro, ha attraversato i secoli ed è giunta fino a noi a risvegliare l'amore per la giustizia e per la nostra terra. La sua figura emblematica, legata al nome di Villafranca Tirrena, merita di essere ricordata, soprattutto per aver fatto giungere la nostra storia e le nostre tradizioni popolari sino ai confini del mondo. Storia in un caruso, che nasce un sbaglio, dopo di un bauso. Uber un nome, soi Bruno Pascale, scritto un tal libro, romanzi e giornali. A Bergamasco, a bacio lontano, del sonorata fu dell'uso bravo. Che poi con ci, cerco e con te ragioni, batti mazzo e batti mesi in prigione. Doni un bacio e a parte stata chiara, e in canaia, già le mura picciata. E lì si bacia, ed un bel gioco appino, carcere mi si è diventato un pianino. Così la povera magia sto figlio scapparo come coniglia e coniglio. A pezzotto reparo giovaro e dallo baglio mai più ritornaro. Morta la magia, lo figlio Pascale posi tornare o paesi natali, e da piccioi pezzi da teresina a camarera della contessina. Ma contessina del castello nuovo, figlia del contento e l'antico chiomo, fosse per spizio per corria può offesa, se fa Palermo ma troia Teresa. Se fa Palermo è sposata Gaetano, quando Pascale furia la sua mano, tu per tu cori e so scianzo e un zito, brazzo e fucile e diventò il bandito. Culo diavolo, patto scincino, l'anima cancio da vitale un dio. E per tanti anni Pascale ubregante fuma lo sonno di mali regnanti. I'm a fan of the
una tua canzone, non commento le notizie, ma un monettino